Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove festeggio i compleanni anche se non sono stato invitato. Oggi è una ricorrenza molto importante perché il 25 marzo 2011 veniva lanciato in Europa il 3DS, l'ultima vera console portatile ad opera di Nintendo. Si tratta di un sistema di grande successo, ma che ha avuto un ciclo vitale pieno di ostacoli e qualche passo falso. Oggi è stato rimpiazzato a tutti gli effetti da Nintendo Switch, ma secondo me è doveroso ripercorrerne la storia, sia per celebrarne l'importanza, ma anche per capire quali sono le caratteristiche che rendono il 3DS una piattaforma unica, un device da cui anche la console ibrida avrebbe molto da imparare. Come al solito, se questo genere di video vi piace, sapete cosa fare. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Iniziamo! Siamo nel 2009 e Nintendo si sta godendo il monopolio assoluto del mercato delle console portatili. Il successo del DS è andato oltre ogni più rosea aspettativa, ma è giunto il momento di pensare a un successore. L'idea è quella di non discostarsi eccessivamente dalla famiglia DS, ma piuttosto di presentarne la sua naturale evoluzione. Una piattaforma in grado di rinnovare una formula collaudata, senza stravolgerne l'essenza. Nasce così il concept del 3DS, ovvero un DS in grado di riprodurre immagini stereoscopiche senza l'ausilio di visori o occhialini. In fondo non era certo la prima volta che Nintendo giocava con l'idea delle immagini stereoscopiche, ma fino ad allora la tecnologia si era dimostrata troppo acerba per poter risultare di interesse al grande pubblico. Tra esperimenti sconosciuti come il Famicom 3D System e flop clamorosi del calibro del Virtual Boy, l'azienda di Kyoto non aveva mai veramente abbandonato l'idea di una console in grado di usufruire al meglio della tecnologia 3D. Ora era il momento perfetto per concretizzare questa visione. Al cinema stava spopolando la moda dei film in 3D e i grandi produttori di televisori iniziavano a proporre dei modelli casalinghi in grado di supportare questa tecnologia, e Nintendo non si fece di certo scappare l'occasione. Durante l'E3 2010 la console fu svelata al pubblico e la ricezione fu a dir poco entusiastica. Il 3D stereoscopico direttamente su schermo impressionò la folla, che rimase ancora più estasiata dalla lineup di titoli svelati durante la conferenza. Nintendo era riuscita a vincere l'attenzione del suo pubblico, che rimase ancor più estasiato dalla promessa del supporto di studi esterni come Square Enix, Konami, Capcom e Ubisoft. La presentazione, a dir poco pirotecnica, sembrava aver gettato le fondamenta per un successo assicurato, che avrebbe visto i suoi primi frutti nell'arco di pochi mesi. Con un lancio previsto in Giappone per febbraio 2011, nulla sembrava potesse andar storto, eppure oggi, dall'alto delle sue 75 milioni di console vendute, è difficile immaginare che ci sia stato un momento della vita del 3DS in cui la console abbia faticato a imporsi sul mercato. Questi risultati però vennero col tempo e il primo anno di vita della console fu tutt'altro che semplice. E c'è poco da fare, la colpa fu esclusivamente di Nintendo, che commise degli errori clamorosi. L'entusiasmo con cui era stato accolto il sistema si affievolì subito quando ne venne comunicato il prezzo ufficiale. Il 3DS sarebbe stato venduto a $250, $100 in più rispetto al lancio del DS nel 2004, e andando a occupare lo stesso range di prezzo della Wii. La console era quindi posizionata come device di fascia premium, una novità assoluta per una portatile Nintendo che da sempre ha presentato le sue console tascabili come sistemi rivolti a tutti i giocatori, in particolare i più giovani. Ma la cosa più grave è che al lancio della console non c'erano giochi in grado di invogliare all'acquisto. Gran parte di quello che era stato mostrato durante l'E3 dell'anno precedente non era ancora disponibile sugli scaffali e Nintendo propose il 3DS solo con Pilot Wings Resort e Nintendogs. I restanti titoli erano tutte produzioni di terze parti non certo entusiasmanti, tra cui spiccavano solo l'ottima conversione di Super Street Fighter 4 e Tom Clancy Ghost Recon Shadow Wars, due giochi che difficilmente sarebbero diventati dei system seller. Con un prezzo così elevato e nessun gioco in grado di smuovere le masse, il 3DS era semplicemente visto come un modo estremamente caro di giocare ai titoli DS, console tra l'altro ancora supportata pienamente. A inizio mese il DS vide infatti l'arrivo della quinta generazione dei titoli Pokémon, mentre su 3DS mancava ancora il supporto a feature fondamentali come l'eShop e la Virtual Console.
I primi mesi furono disastrosi e molti diedero prematuramente per spacciata la console Nintendo. La situazione non era delle migliori e in più all'orizzonte c'era l'imminente arrivo di PlayStation Vita, la nuova console portatile di Sony. La piattaforma prometteva di riportare l'esperienza delle home console del momento nel mondo del gaming portatile, ad un costo identico a quello del 3DS, $249. Per Nintendo c'era solo una cosa da fare, abbassare drasticamente il prezzo del 3DS. A soli 4 mesi dal suo esordio, il 3DS ricevette un taglio di prezzo drastico che portava la console a $170, limando di quasi un terzo il valore iniziale di $250. Si trattò di una mossa disperata. Decidere di vendere una console in perdita, sperando di iniziare a ricavarci qualcosa a partire dal 2013, fu la dimostrazione di quanto Iwata e Nintendo credevano nel progetto, sebbene la partenza fosse stata tutt'altro che entusiasmante. Nel rispetto degli utenti che avevano acquistato la console a prezzo pieno, Nintendo fece partire l'Ambassador Program, un'iniziativa che avrebbe messo a disposizione degli early adopter 10 giochi NES e 10 giochi GBA da scaricare sulla console senza alcun costo aggiuntivo. Mentre i primi fecero la loro comparsa anche su eShop, i titoli del Game Boy Advance rimasero esclusiva di questo programma. Più o meno negli stessi mesi, Nintendo iniziò a rimpolpare la lineup del 3DS, e già a partire dall'E3 2011 la musica era molto diversa. I mesi che traghettarono la console fino alle vacanze natalizie furono un crescendo di arrivi importanti del calibro di Ocarina of Time, che culminarono con l'uscita di Super Mario 3D Land e Mario Kart 7. Il taglio di prezzi e i giochi di spessore permisero al 3DS di riprendersi in tempo record, e in soli 8 mesi la console riuscì a vendere più unità di quanto aveva fatto il DS nel suo primo anno di vita, chiudendo il 2011 con la bellezza di 11.4 milioni di console piazzate in tutto il mondo. Menzione d'onore va fatta per la Virtual Console presente all'interno dell'eShop, una di quelle feature di cui si sente tantissimo l'assenza su Switch e che fanno rimpiangere amaramente il fidato 3DS. Lanciata a partire dal 6 giugno 2011, la Virtual Console su 3DS proponeva un ampio ventaglio di classici del retro gaming che coprivano sia piattaforme Nintendo come il Game Boy, il Game Boy Color e il NES, sia piattaforme della concorrenza come il Game Gear e il TurboGrafx 16. Poi la console era ricca di tocchi di classe che sfruttavano le peculiarità dell'hardware per proporre più di una semplice emulazione. Ad esempio, i giochi Game Boy potevano essere giocati con la console in rilievo ed era presente anche una selezione di titoli reimmaginati con la stereoscopia, ovvero i 3D Classics. Ad oggi, l'unico grande mistero è il perché Nintendo non abbia voluto includere anche il Virtual Boy in questa selezione di titoli. Sarebbe stato perfetto. C'è però un appunto da fare all'intero progetto, sintomo di un modus operandi che purtroppo è quasi un marchio di fabbrica di Nintendo. Così come accadde per Wii U, era palese che anche Nintendo non avesse ben chiare le potenzialità della piattaforma, che nel corso degli anni trasformò molti dei suoi punti di forza in funzioni accessorie, alcune delle quali si persero addirittura per strada. E il grandissimo numero di revisioni hardware non fa che testimoniare l'approccio molto confuso alle potenzialità del 3DS. Partiamo già dall'effetto stereoscopico. Se i primi modelli di 3DS presentavano una tecnologia acerba che non era in grado di adattare l'effetto tridimensionale ai movimenti della testa, il face tracking arrivò solo con il New 3DS e la sua versione XL, ovvero nel 2014 in Giappone e nel 2015 in Occidente. Lo stesso effetto 3D divenne ben presto disattivato da tutti i giocatori tramite l'apposita levetta, e a seguire anche gli sviluppatori se ne dimenticarono, tanto che Nintendo nel 2013 propose una revisione meno costosa della console che ne eliminava completamente il supporto stereoscopico. Il 2DS, che ricorda molto la Lite, ovvero la Switch che non switcha, da alternativa pensata per un pubblico giovane senza pretese, divenne poi in realtà il modello definitivo della famiglia 3DS, e il New Nintendo 2DS XL si può considerare come la summa di tutta quanta la linea evolutiva di queste console. Senza dimenticarci scivoloni clamorosi come il voler puntare sui motori poligonali senza avere a disposizione un secondo analogico. Necessità che portò prima alla creazione della periferica Circle Pad e poi all'aggiunta di uno stick nel New 3DS nella sua versione XL. E vogliamo parlare dell'idea di dotare questa revisione di una libreria di titoli pensati esclusivamente per lei? Altra idea abbandonata, fortunatamente, in corso d'opera, che vede come esponente di rilievo solo Xenoblade Chronicles e la possibilità di giocare i titoli SNES su Virtual Console.
Insomma, il 3DS è stata una console rischiosissima per Nintendo, che solo con molta fatica è riuscita a realizzarne il pieno potenziale, ma allo stesso tempo è stata provvidenziale. Il 3DS ha tenuto infatti a galla Nintendo durante il periodo di Wii U, il più grande fallimento che la storia recente della casa di Kyoto ricordi. Una console portatile, appartenente a un mercato che solitamente viene visto come secondario rispetto alle home console, ha saputo tenere in piedi un'azienda in un momento di profonda incertezza. Tutto grazie a una libreria di titoli senza uguali, molto spesso in grado di competere con l'offerta vista su Wii U, nonostante gli evidenti limiti tecnici. Senza 3DS, probabilmente, Nintendo non si sarebbe mai potuta concentrare su Switch e partorire così uno dei suoi più grandi successi di sempre. Switch e Switch Lite hanno probabilmente posto fine alla tradizione delle console portatili a tutti gli effetti. L'eredità del 3DS però vive ancora oggi, non solo in una libreria che in un modo o nell'altro continuerà ad affacciarsi anche sulla piattaforma ibrida, ma anche tramite tante caratteristiche che potrebbero rendere Switch una console ancora più completa. Mi riferisco a un sistema operativo più personalizzabile e nettamente migliore, alla presenza di un diario dell'attività preciso e dettagliato, all'integrazione di una virtual console e in ultimo anche alla capacità di rinnovarsi tramite delle revisioni hardware in grado di estendere il ciclo vitale della console ben oltre i canonici 4 o 5 anni. Insomma, prima che cominci a parlare di Switch Pro o in questo caso di New Nintendo Switch XL, direi che è il caso di fermarmi. Voi poracci, cosa ne pensate del 3DS? Avete dei ricordi particolari legati a questa console? Come al solito vi aspetto nei commenti. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi invito a supportare il canale come meglio credete. Noi ci vediamo domani per l'ultimo video della settimana. Io sono il Poro New, Michele 3DS XL, 10 anni, tanti auguri, yeah, ciao!